Ciao a tutti e benvenuti su Quadricottero News. Abbiamo visto alcune delle novità principali del nuovo firmware che la DJI ha rilasciato per il Mavic 3 il 24 di gennaio e adesso il Mavic 3 è come avrebbe dovuto essere al lancio di novembre. Prima di questo c'è stato un altro aggiornamento fatto a dicembre che ha aggiunto le modalità Focus Track, quindi Active Track, poi e Spotlight, oltre che i Master Shot. Adesso possiamo considerare il Mavic 3 completo, anche se non sono esclusi ulteriori aggiornamenti e novità. Vediamo allora assieme quali sono tutte queste novità del firmware 0500. Come abbiamo visto nella prova, sono stati aggiunti i quick shot, quindi droni, rocket, circle, helix, boomerang e asteroid. È stata aggiunta la modalità panorama in alta risoluzione. Sono stati aggiunti gli scatti a raffica. Lo zoom digitale per la modalità video normale, quella che fa uso della telecamera principale, adesso a 4K è possibile zoomare fino a 2x digitalmente. Mentre per la telecamera superiore, quello con lo zoom, quella che ha ottica 7x nativa, ma che arriva fino a 28x con lo zoom digitale, è stata aumentata la nitidezza. Poi è stato aggiunto il color assist per il D-Log, ovvero la modalità assistita a colori quando si attiva il D-Log. Normalmente sullo smartphone riceviamo un'immagine di ritorno sbiadita, come è normale che sia perché il profilo è flat. Abilitando questa voce, l'immagine visualizzata sullo smartphone è a colori, mentre quella registrata sul drone naturalmente resta D-Log. Per quanto riguarda i Master Shot, è stata aggiunta la risoluzione 4K 60 fps e la possibilità di fare delle regolazioni manuali. Adesso abbiamo il Quick Transfer che permette di trasferire le immagini registrate all'interno della memoria del drone, che è di 8 GB, ma anche della schedina SD card, tramite smartphone, cioè sullo smartphone attivando Bluetooth e Wi-Fi. Per le modalità Focus Track, come abbiamo visto nell'esempio dell'Active Track, è stato aggiunto uno zoom fino a 2x e la modalità D-Log. Altra aggiunta molto importante e molto richiesta dagli utenti è la possibilità di cambiare il sistema del ritorno a casa automatico. Fino ad oggi il drone decideva autonomamente l'altezza del ritorno a casa automatico a seconda degli ostacoli che incontrava e comunque non funzionava come i precedenti droni. Decideva lui se scendere in diagonale e che comportamento assumere. Con questo aggiornamento, DJI ha aggiunto la possibilità di abilitare il ritorno a casa tradizionale, e cioè impostando l'altezza, quando scatta il ritorno automatico, il drone si porta all'altezza impostata dall'utente e poi torna a casa. Lo vedremo tra poco. Per la versione Cina del Mavic 3 è stata aggiunta la modalità USB per la copia dei dati. È stata ottimizzata la correzione del colore, così come l'area dell'immagine per i timelapse. Poi, per quanto riguarda l'RC Pro, ovvero il nuovo smart controller, lo smart controller 2.0, oltre a funzionare con il DJI Air 2S, con questo aggiornamento l'uscita HDMI è senza telemetria. E in più adesso può memorizzare la cache dei video, come accade sugli smartphone, e può trasferire i video su una SD esterna. Infine sono stati risolti alcuni bug. Devo dire che più lo uso e più mi piace il Mavic 3, anche esteticamente. In questa prova l'ho trovato ottimo con questi miglioramenti. Ma vediamo come funziona la modalità RTH. Adesso, come ho detto, abbiamo due possibilità: la modalità avanzata, che è quella che c'è fin dal lancio, che abbassa l'altezza a seconda di come vuole lui, diciamo così, e la modalità linea retta. Quindi imposto un'altezza di 80 metri per il ritorno a casa automatico. Ritorno in modalità RTH avanzato e vediamo cosa accade. Adesso il drone si trova a 46 metri di altezza. Premo il tasto per ritornare a casa e il drone non sale a 80 metri, ma resta a 46 metri perché fa affidamento anche ai sensori rilevamento ed evitamento ostacolo. Nel caso in cui adesso vedesse un ostacolo, lo aggirerebbe, ma non si porta agli 80 metri che ho deciso. Come detto, gestisce lui l'aspetto dell'altezza e la può cambiare in qualsiasi momento.
può anche scendere in diagonale, può scendere in verticale, insomma, decide lui, decide l'autopilota. In questo momento è arrivato sulla verticale e quindi scende per atterrare. Vi ricordo che questo drone ha il precision landing, quindi è sufficiente restare qualche secondo sulla verticale del punto di decollo e non scappare via una volta decollati, per fare in modo che il drone riconosca l'immagine del terreno del punto di decollo e ci atterri sopra al ritorno, come in questo caso. Il leggero scarto che abbiamo visto è dovuto ai sensori avvitamento ostacoli perché c'era una persona vicino. Bene, facciamo una prova per vedere come funziona il ritorno a casa automatico tradizionale, se effettivamente funziona come hanno spiegato le Relays Note. Quindi mi porto a questa distanza, direi che può bastare. Setto linea retta, altezza 80 metri, ci troviamo a 54 metri. Premo il tasto del ritorno a casa automatico, il drone gira la prua verso il punto di atterraggio e notiamo che il drone, oltre a salire, sale praticamente in diagonale perché sale e avanza. Non so se ve ne siete accorti, comunque ha fatto un tratto in salita in diagonale, si è portato a 80 metri e poi si è diretto verso il punto di atterraggio. Quindi ancora, diciamo, non è proprio come un ritorno a casa tradizionale, è una via di mezzo perché quando sale, sale comunque in diagonale per portarsi all'altezza preimpostata e poi in linea retta va sul punto di atterraggio, sulla verticale del punto di atterraggio e poi ci atterra sopra. Fa ancora quindi affidamento ai sensori per quanto riguarda la parte iniziale di elevazione. Quando scatta il ritorno a casa automatico, lui si alza però in diagonale. E fa affidamento ai sensori di evitamento ostacoli. Nel caso incontrasse un ostacolo, lo aggirerebbe. Questa strategia viene utilizzata anche per risparmiare batteria. Direi che comunque, anche se non è proprio il ritorno a casa tradizionale, secondo me è un buon miglioramento e rende tranquilli tutti coloro che hanno paura che il ritorno a casa avanzato durante la discesa incontri qualche ostacolo non rilevato e ci vada a sbattere contro. Bene, direi che è tutto. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Grazie per l'attenzione. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E noi ci vediamo con il prossimo video su Quadricottero News. Ciao a tutti!